Let's start here the two wells in Tuscany and beyond. City of San Sepolcro, Tuscany. Ed eccoci a San Sepolcro, da qui comincia il nostro tour, Two Wells in Tuscany and Beyond, e proprio da questo posto, San Sepolcro, città di Piero della Francesca, e visto che siamo al confine fra Toscana e Umbria, ci spostiamo subito verso città di Castello, che è in provincia di Perugia, e quindi Umbria. La prima tappa quindi sarà da San Sepolcro a città di Castello. Ci vediamo a città di Castello.
andiamo. Ed eccoci già alla prima fermata, perché siamo appena partiti dalla città di Sansepolcro, che dista da qui soltanto 6 km, ma era doveroso fare la prima tappa perché qui ci troviamo in un territorio particolare. Siamo praticamente nel confine fra la Toscana e l'Umbria, e questo qui è il cartello che indica che in questo luogo, una volta, fino al 1826, esisteva una repubblica, la repubblica, l'antica repubblica di Cospaia. Qui, per gli appassionati di storia, è nato il tabacco in Italia. Infatti la prima pianta di tabacco, portata da un prete qui del luogo, dalla Spagna, è stata piantata su questo territorio, su questo terreno. Veniva chiamata la terra di nessuno perché nell'errore che avevano fatto di confine lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, avevano lasciato fuori una striscia di terra di circa 500 metri. E qui appunto gli abitanti di questo posto, che ora andremo a visitare, avevano costituito una vera e propria repubblica, quindi hanno vissuto per circa 400 anni indipendentemente dallo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Quindi andiamo a visitare questo paese, e io premetto che mi scuso anticipatamente per le riprese che farò successivamente, magari con il casco, perché per praticità, visto che non ho un operatore, quindi faccio tutto autonomamente, mi rimane difficile tutte le volte spogliarmi e rivestirmi, quindi magari nei prossimi video mi vedrete con il casco. Comunque io sono Davide Mosconi, e Two Wells in Tuscany and Beyond, perché naturalmente partiamo dalla Toscana, ma come vedete siamo già in Umbria. Quindi la prossima tappa andremo a visitare il paese di Cospaia, e subito dopo arriveremo a Città di Castello, sempre in provincia di Perugia. Seguitemi. Ed eccoci ragazzi, qui siamo proprio nel territorio dell'antica Repubblica di Cospaia, quella che per quasi 400 anni, come abbiamo visto dal cartello, era una repubblica. Questo che vedete qua di fronte è il panorama che si stagga davanti a questo posto. Oggi siamo nel comune di San Giustino, in provincia di Perugia, soltanto a 6 km da Sansepolcro, che invece è Toscana. Facciamo un breve giro in questo luogo per farvi vedere, perché non è cambiato niente, quello che era allora e quello che è adesso. Forse qualche casa è stata rimodernata, ma questo era fino dal 1440. Andiamo. Una chiesetta
e quindi se non mi sbaglio, ecco qua, infatti, Museo Storico e Scientifico della Casica Confraternica, sede del Consiglio della Repubblica dal 1718 al 1826. Bene, una cosa importante, tutto quello che noi vi faremo vedere viaggiando con le moto in questo periodo che siamo di novembre, quindi freddo, è possibilissimo farlo anche in mountain bike o in bicicletta da corsa, quindi stradale. Questo è molto importante, quindi seguiteci, perché prego, facciamo passare, non so come si chiamano gli abitanti di questo posto, forse i cospaiesi, non si sa, lo domanderemo. Quindi two wells in Tuscany and beyond. Andiamo. E adesso ci spostiamo da Cospaia a Città di Castello.
siamo arrivati fino a qui, siamo a Città di Castello e quello che vedete di fronte è il museo dell'artista Burri. Quindi potete trovare tutte le informazioni naturalmente su Google, su Wikipedia. Questo è il museo, una delle cose più importanti di questa cittadina, la più importante della Val Tiberina, Città di Castello. Ora andiamo dentro alla città, faremo una piccola panoramica del centro storico e poi ci sposteremo verso Monte Santa Maria Tiberina. Quindi lasceremo la strada provinciale per andare sulla strada più montana e campestre. Quindi seguitemi sempre con il casco ben allacciato e le luci accese anche di giorno. Mi sembro Nico Cereghini. Ciao, seguitemi. Ed eccoci qua alla città Tifernate di Città di Castello. Siamo a 288 metri sopra il livello del mare e è la sede vescovile della diocesi di Città di Castello. Facciamo una piccola panoramica perché oggi è anche città di mercato. Grazie. Ecco, siamo praticamente davanti alle mura della città di Castello e quindi ora ci accingiamo ad entrare nel centro storico. Città di Castello, due cose importanti, c'è l'azienda autonoma di tabacco, naturalmente come vi avevo detto prima, la storia del tabacco nasce proprio qui a Cospaia, quindi su questo territorio, e quindi naturalmente hanno sviluppato la coltivazione ed essiccazione del tabacco. Un'altra cosa molto importante è che Città di Castello ci sono molte industrie della lavorazione
cartografica, quindi per il packaging e per la grafica pubblicitaria. Ma andiamo a visitare il centro storico. Entriamo nel Corso Vittorio Emanuele. Siamo nel centro storico. Eccoci praticamente nella piazza centrale di Città di Castello. Ci dirigiamo verso la cattedrale. Corso Cavour. Perché ecco l'ingresso della cattedrale, la panoramica sulla piazza. Adesso entreremo anche nella cattedrale perché Two Hells in Tuscany and Beyond è anche storia e cultura. Entriamo.
Ok, abbiamo visto la città di Castello, la sua cattedrale, bellissima cattedrale, e adesso dalla piazza di Città di Castello ci spostiamo a Monte Santa Maria Tiberina. Seguitemi. To Wells in Tuscany and beyond. Ok, adesso come vi ho annunciato ci spostiamo nel paese più collinare, diciamo, della Val Tiberina, Monte Santa Maria Tiberina. Vi ricordo che raggiungere questa cittadina di Fernate, dove naturalmente viene attraversata dal fiume Tevere, è molto semplice perché si trova lungo l'arteria della superstrada Orte-Ravenna, quindi c'è proprio l'uscita Città di Castello, quindi molto semplice. Ok, risaliamo in sella e andiamo a Monte Santa Maria Tiberina. Casco ben allacciato e luci accese anche di giorno. To Wells in Tuscany, beyond. Follow us.
a vedere bene anche con la telecamera, perché il sole praticamente era di taglio di fronte, quindi era difficile anche per me vedere naturalmente la strada. Adesso da qui giriamo in direzione di Santa Maria Tiberina, la strada sarà ancora molto sconnessa e quindi ci saranno molti disturbi nella telecamera. Come vedete, i ciclisti appassionati di mountain bike che percorrono appunto questa strada. Ok, seguitemi fino a Monte Santa Maria Tiberina, to Wells in Tuscany and beyond. Go!
Dopo aver percorso 10 km dalla frazione di Lerchi fino a Monte Santa Maria Tiberina, siamo arrivati davanti al castello che era un marchesato. Adesso faremo una panoramica in questo piccolo paese e poi ripartiremo alla volta di Lippiano. Eccoci, siamo nel paese di Monte Santa Maria Tiberina. Come vedete alle mie spalle, sulle montagne, c'è la neve. Siamo il 20 di novembre, oggi è una giornata veramente splendida, c'è il sole, è quasi tutto sereno e la temperatura è accettabile. Adesso faremo una panoramica qui nel paese di Santa Maria Tiberina e, come ricordo, abbiamo percorso dalla frazione di Lerchi, dove abbiamo lasciato la strada provinciale per salire fino a qui, circa 10 km, percorso particolarmente indicato per gli appassionati della mountain bike. E, come avrete visto durante tutto il percorso, lo scenario in questo periodo in pieno autunno è fantastico e quindi consigliabile. Bene, facciamo un giro nel paese di Santa Maria Tiberina per vedere il suo centro storico e il panorama che possiamo vedere da quassù. Bellissimo, le montagne con la neve. Ecco, subito ci troviamo di fronte al castello di Monte Santa Maria Tiberina. Questo era sede di un marchesato. Ecco, di fronte là le montagne innevate. Andiamo a vedere. Pensate che anche qui è stata una Repubblica. Ecco qua, Palazzo Museo Bourbon del Monte. Questi erano gli antichi marchesi. Qui siamo naturalmente nella regione Umbria, quindi da qui potete trovare tutte le indicazioni su Google, su Wikipedia e quant'altro. Una particolarità, peccato che oggi il museo è chiuso, ma io in passato l'ho visitato. E una particolarità che forse dovrebbe essere ripristinata anche in questo periodo che stiamo vivendo. All'interno di questo castello, da una di queste finestre, si poteva vedere, non so se si riesce a intravedere, ma forse no, no, perché ci sono i vetri che fanno riflesso adesso, ma un tempo sicuramente non era così e forse non c'era nemmeno la finestra. All'interno, proprio qui nel corridoio, si poteva vedere, qui dal passaggio, quindi le persone potevano vedere la porta della cella dove venivano naturalmente carcerati le persone che trasgredivano alla legge, e quindi era un monitor anche per i passanti, perché naturalmente vedendo la cella che era molto angusta dicevano alle persone: guardate, non trasgredire, perché altrimenti vai a finire in quel posto lì, forse anche ai bambini. E chi era carcerato, naturalmente, una sofferenza, perché vedeva passeggiare la gente in libertà qui fuori. Bellissimo, bellissimo il castello, bellissimo borgo, fantastico. Ma andiamo a vedere anche i paesaggi. Guardate che corte. Fantastico. Qui siamo di fronte alla chiesa.
una scalinata che ci sono oltre 220 scalini dalla parte bassa del paese fino ad arrivare qui, via Roma, perché naturalmente questa era la via di uscita dal paese. Guardate che terrazza e che visuale meravigliosa, meravigliosa. Vedete? Fino si scorgono le montagne in lontananza, dopo Perugia. Ecco qua la catena montuosa. Vedete? Ecco, da qui si può vedere tutta la valle del Tevere, la Val Tiberina. Ecco qua, da San Sepolcro, San Giustino, Selcilama, Città di Castello. E poi la valle scende verso Perugia. Guardate che meraviglia, ecco qua. Di fronte a noi San Sepolcro. Da Lerchi fino a Monte Santa Maria Tiberina sono 10 km in mezzo alla campagna, quindi un percorso che una volta arrivati qui in cima al castello, questo è il panorama che potete ammirare.
Mi ricordo molto semplice arrivare in questa vallata, sia da nord che da sud, perché è attraversata dalla arteria della superstrada Orte-Ravenna, quindi ci sono le uscite sia di Città di Castello che di San Sepolcro, là di fronte. Vedete? Su il Monte della Verna, ed ecco qua la cartina che riprende. Eccoci. Il punto più alto è il Faggeto a 1400 metri. Eccolo là. Ecco, uno sguardo di nuovo. E adesso To Els in Tuscany and Beyond si sposta nella frazione di Lippiano. Seguiteci, perché anche qui un percorso fantastico, sempre consigliabile in mountain bike, e quindi degli scenari veramente bellissimi. Spostiamoci a Lippiano da Monte Santa Maria Tiberina. Ecco qua. To Els in Tuscany and Beyond.
eccoci arrivati a Lippiano. Dal paese di Monte Santa Maria Tiberina, che abbiamo lasciato, siamo arrivati in questa bellissima località di Lippiano. Abbiamo percorso circa 12 chilometri. Come avete visto, lungo il percorso abbiamo incontrato degli appassionati di bicicletta e quindi, come vi dicevo, è molto indicato per la bicicletta sia da strada che mountain bike. Poi qui naturalmente il paesaggio e le strade veramente sono infinite per fare escursioni. Bene, ora faremo una piccola escursione in questa località. Alle mie spalle una fontana con un ciglio in bronzo, bellissimo. La casa che vedete alle mie spalle un tempo era un ospedale. Pensate che anche qui c'è una storia molto particolare. Anche questa qui era una repubblica che ha durato circa 600 anni, ancora più di più che quella di Cospaia e di quella di Monte Santa Maria Tiberina. Un'altra notizia importante: qui risiedeva anche la mamma dell'avvocato Giovanni Agnelli della Fiat, sì, proprio lei, proprio qui a Lippiano. Adesso facciamo un giro brevissimo della città, di questa piccola cittadina, e poi ci spostiamo a Monterchi, quindi dalla regione Umbria in cui siamo adesso ritorneremo in Toscana, nella terra di Piero della Francesca. Seguitemi. In questo castello, che è di proprietà, è stata sede anche di una comunità di circa 300 ebrei. Anche Toaf ha visitato questo posto. Ecco qua. Facciamo una breve escursione. Vedete le mura antichissime. Bellissimo borgo medievale anche questo. Vedete? Il castello era praticamente protetto, tuttora è abitato dalla proprietà. Guardate che bellissime costruzioni. I cipressi che indicano che siamo molto vicini al territorio toscano, anche perché una volta anche qui era toscana. Nel 1927 fu ridisegnato i confini da Benito Mussolini. Guardate il castello. Andate su Google e cercate la storia più in dettaglio di questa località, Lippiano, nel comune di Santa Maria Tiberina. Ecco qua.
facciamo il giro completo e ripartiamo alla volta di Monterchi, terra di Piero della Francesca, dove tutt'oggi è custodito uno dei dipinti, degli affreschi più importanti di Piero della Francesca, la Madonna del Parto, visitata da migliaia di persone nell'arco di ogni anno, che poi vi faremo vedere. Ok, abbiamo terminato la passeggiata del castello di Lippiano. Ecco qua. Siamo al tramonto. Quindi prima che faccia notte ci spostiamo a Monterchi. To Els in Tuscany and beyond. Follow us.
Ecco, quello che vedete di fronte a me è il museo di Piero della Francesca, dove è custodito uno degli affreschi più importanti dell'artista, la Madonna del Parto. Poi vi faremo vedere anche l'affresco, perché To Els in Tuscany and Beyond è anche arte e cultura. E da Monterchi adesso rientriamo nella città di Sansepolcro, da dove siamo partiti, naturalmente passando per una strada secondaria. Questo è l'originale. Ho deciso di cambiare il percorso, invece di passare da Pistrino passeremo da Citerna, quindi dal territorio di Montevarchi in Toscana. Lungo questa strada rientreremo un'altra volta in Umbria e nel paese di Citerna, dopodiché rientreremo a Sansepolcro. Seguitemi e To Els Tuscany and Beyond. Go!
Questa è veramente una terrazza nella Val Tiberina e non potevo non farvi vedere questo luogo. Ecco qua, di fronte a voi tutta la Valle Tiberina. Monte della Verna, San Sepolcro, l'Alpe della Luna, Selcilama, tra l'altro città natale di Monica Bellucci, e città di Castello, San Giustino, eccolo. E questo è Citerna. Ripartiamo per rientrare a San Sepolcro. Eccolo là. Abbiamo fatto un itinerario di circa 65 km. Andiamo. To Elz in Tuscany and beyond.
Il giro è terminato, siamo qui davanti al Museo Civico di Piero della Francesca a Sansepolcro, quindi abbiamo percorso circa 80 km, quindi una bella passeggiata sia in mountain bike che in motocicletta. E quindi peccato che la motocar, quando siamo arrivati nel paese di Anghiari, perché quando siamo partiti da Citerna ho pensato appunto di fare una breve deviazione, visto che sono pochi chilometri arrivando appunto ad Anghiari, però la motocamera aveva finito la batteria e quindi si è spenta. Quindi noi vi lasciamo qui davanti al museo, via Aggiunta, museo di Piero della Francesca, e ci rivedremo sicuramente in un prossimo itinerario. Quindi Tours in Tuscany and Beyond vi saluta e naturalmente vi fa anche un appello. Visto che io non sono molto colto, non ho studiato l'inglese, sono alla ricerca di una appassionata di motociclismo come me, oppure una motociclista, che si aggiunga appunto a me. Così tutti i percorsi saranno spiegati anche in lingua inglese. Ciao, a presto. Tours in Tuscany and beyond. Ciao.